Siamo con il sindaco di Avezzano, Gianni Di Pangrazio. Grazie sindaco per la disponibilità, buonasera. Un evento che ha visto oggi la partecipazione della cittadinanza come non accadeva da tanto tempo, anche e soprattutto per il delicato momento che il paese sta attraversando. Siamo giunti alla nona edizione, tra l'altro nel 2016 lei stesso nel suo precedente mandato amministrativo ha provveduto a istituzionalizzare questa giornata e allora è diventata sicuramente uno degli eventi più importanti dell'estate marsicana. Sì, è una giornata dedicata ad Avezzano col circuito. Ieri siamo stati a fare un giro sul percorso della Marsica Nord, cioè siamo stati su Santa Iona, Celano, l'aeroporto di Celano, poi siamo saliti ad Aielli dove chiaramente ci stava il sindaco ad attenderci. Oggi stamattina abbiamo fatto un giro favoloso, siamo partiti sempre da Avezzano, siamo andati a Torano, poi abbiamo fatto tutto il percorso interno in mezzo ai boschi, siamo arrivati a Carzoli, poi siamo andati a Origola, dopodiché da Origola siamo discesi a Carzoli, siamo andati sul colle di Montebove, che sarebbe Colli di Montebove, che è la ex vecchia strada per andare a Roma e per tornare da Roma qui ad Avezzano, eppure quello è stato uno spettacolo eccezionale. Siamo riscesi a Tagliacozzo e stasera stiamo facendo il circuito della città di Avezzano. Questo è un circuito che è iniziato questa manifestazione nel 2013 per un intuito del bravo Felice Graziani. Oggi allieteremo con questo scenario eccezionale e devo dire una cosa perché ci tengo a dirla, nel 2013 avevo come copilota Gioia Chiostri, che oggi è una grandissima giornalista, direttore di una testata giornalistica che mi ha portato fortuna sicuramente, quindi la cosa... Questa sera ripeterà il tour proprio con Gioia. E questa sera ripeterò il tour con Gioia, e un percorso nuovo, abbiamo preferito farlo in questa bellissima piazza Torlonia, non al centro, proprio per le ragioni che diceva prima Alice, perché ci sarà sicuramente meno assembramento, però è stato uno spettacolo tutto il pomeriggio, l'esposizione di queste 84 auto d'epoca che hanno visto veramente tanti ragazzi, ma tante persone, anche adulte, anche persone che sono venute da fuori d'Italia a partecipare, che hanno potuto ammirare la nostra bella città. Ho avuto proprio i complimenti da una coppia che veniva dall'Inghilterra, che mi ha detto: veramente sindaco, avete una città piena di vita e mi sembra una città giardino. E gli ho detto sì, è una città giardino, fu costruita proprio con tutti i viali pieni di alberi. È un evento bellissimo, atteso, un evento che crea tanta aspettativa e che però ogni volta ci stupisce per capacità organizzativa e per qualità della proposta. Quest'anno abbiamo, per via del Covid e quindi delle disposizioni che ci limitano un po' gli accessi e anche per via dei saldi che iniziano proprio oggi in centro, abbiamo deciso di scegliere come location questa, il vero centro storico avezzanese, davanti al Palazzo Torlonia, Piazza Torlonia. Il circuito passerà nell'area del Castello Orsini, piazza del municipio, e quindi con una veste innovativa. Devo dire che lo scenario è affascinante, le macchine da corsa d'epoca impreziosiscono ancora di più quest'area magnifica, l'area di Piazza Torlonia, il nostro polmone verde, e quindi devo ringraziare gli organizzatori perché ancora una volta ci hanno regalato un evento che ha le caratteristiche che piacciono a noi, cioè un evento che crea quell'effetto moltiplicatore, che porta beneficio alla città, che porta in giro il nome della nostra città. Basti pensare che lo scorso mese il TG5 ha offerto un minuto di servizio sul circuito di Avezzano parlando della nostra città, quindi è una manifestazione che va assolutamente premiata, onorata e magari potenziata.